Buongiorno. Abbiamo portato qua parecchie macchine verniciate in opaco, che diciamo è un po' la nuova moda di questo momento storico anche per noi carrozzieri. Ci siamo dovuti evolvere e quindi abbiamo guardato un maggiolone restaurato per far vedere che siamo capaci a fare anche i lavori, diciamo, di una volta. E poi l'evoluzione, che appunto questa verniciatura opaca in diverse varianti, si passa dal il rosso dell'8C, che è un colore a quattro strati per lato, a un blu Scozia dell'Abarth, che è originale Ferrari, quindi è un colore con cui escono solo appunto le Ferrari. Noi l'abbiamo riprodotto su un Abarth di un nostro cliente. E poi appunto in questa fiera stiamo presentando il progetto Fidelity Card, che è una card in cui si hanno vari sconti in diverse attività di Torino, ristoranti, pizzerie, c'è l'idraulico, il fornitore di serramenti, c'è l'azienda che fa servizi fotografici, ci sono diverse attività che sponsorizziamo con questa card. In più si ha il soccorso gratuito per venire appunto da noi in caso di guasto, in caso di incidente stradale, è gratuito, la card è gratuita, e in più si accumulano dei punti venendo da noi per il lavaggio della propria auto, per la lucidatura, per i servizi di meccanica, di gommista. Ci stiamo un po' aprendo a 360 gradi per coccolare il nostro cliente, che è il nostro obiettivo principale: fidelizzarlo, tenerlo in carrozzeria da noi e coccolarlo nel tutta la sua storia da automobilista, per tutti i servizi che ha bisogno per l'automobile. Questa qualità la vediamo, abbiamo un grosso riscontro in questi giorni appunto alla fiera, dove la gente viene a farci complimenti, dove anche i nostri colleghi ci vengono a chiedere che tipologia di vernice usiamo, perché comunque nell'opaco si vede proprio la mano del verniciatore. Cioè, se su una macchina una colorazione lucida normale col trasparente viene uno sporchino, si può lucidare e correggere l'errore. Su un opaco, lo dice la parola stessa, è opaco, non si può lucidare, perché lucidandolo va via questo effetto opaco, e quindi se viene un errore o bisogna riverniciare oppure bisogna lasciare l'errore sulla macchina. Ma noi cerchiamo di dare la qualità, e quindi la mano dei nostri verniciatori, che siamo fortunati ad avere collaboratori di questa qualità, fanno in modo che non rimangano sporchini e le macchine sembrano quasi come se avessero una pellicola. E quindi la nostra soddisfazione è quella, che non si vedano effetti e difetti durante l'esposizione della macchina al cliente, alla consegna, e anche in queste fiere, dove stiamo avendo un grosso riscontro appunto della qualità della nostra verniciatura.